Quanto costa una macchina come questa, una Jaguar F-Type S? Quali sono i suoi costi fissi, i suoi costi variabili, il bollo, il superbollo, i tagliandi, l'assicurazione? Vi racconto tutto subito dopo la sigla, ma prima mi raccomando, iscrivetevi al canale qua sotto, attivate la campanella di fianco e seguitemi anche in Instagram, Dave Sport Cars. Ragazzi, benvenuti al canale. A richiesta di molti di voi finalmente faccio questo video, che in realtà volevo fare un po' di tempo fa, poi insomma le cose prendono un'altra piega e non si ha il tempo di fare tutto quello che si vuole. Comunque finalmente vi racconto quali sono i costi fissi di questa macchina, che giusto per chi non lo sapesse è una Jaguar F-Type S del 2015, ha circa 100.000 km e vedremo insieme di analizzare tutti i suoi costi. Partiamo da quanto ci vuole per comprare una macchina del genere. Costa fondamentalmente come una macchina media intorno ai 40.000 euro, quindi una Golf molto ben accessoriata o una classe A o una serie 1 BMW, nulla di più, anche se di listino sfiora i 100.000 euro. Allora, iniziamo dall'assicurazione. L'assicurazione ovviamente non dipende da che macchina hai, se non soltanto in un parametro, ovvero la rischiosità. Tutto sommato questa ha una rischiosità bassa, molto più bassa magari di una Smart o di una Mini, quindi parlando di RC auto puro, senza accessori vari, ha un costo ovviamente abbastanza accessibile, che dipende però dalla vostra classe di bonus malus. Quindi questo sarà l'unico costo oggi che io non riuscirò a quantificarvi, perché dipende da tantissimi fattori, ma almeno come rischiosità è bassa. Parliamo adesso delle due cose che ci danno più fastidio in Italia: il bollo e il superbollo. Quest'auto ha 380 cavalli, quindi purtroppo di bollo risente della potenza che ha. Siamo intorno ai 900-1000 euro all'anno di bollo. Adesso parliamo del super bollo, perché questa macchina è abbondantemente sopra i 250 cavalli, anzi supera questa soglia di 130. Facendo le dovute moltipliche, calcolando che ha più di 5 anni e che quindi il valore da calcolare per quantificare il superbollo non è 20 euro a kilowatt ma 12 euro a kilowatt, moltiplicato 12 per i kilowatt in eccesso, si pagano circa 1140 euro. Quindi ragazzi, tra bollo e superbollo siamo intorno ai 2100 euro all'anno. Apro una parentesi: uno degli sbagli più grandi che ci possono essere nel calcolo del superbollo è non soltanto tener conto dei cavalli che la macchina ha, ma anche tener conto di quant'è il valore di mercato, perché a mio modestissimo parere non è giusto far pagare soltanto in base a quanti cavalli quest'auto ha rispetto ad auto che hanno meno cavalli ma costano molto di più, e quindi il potere di acquisto dell'acquirente è nettamente superiore a questa. Purtroppo tutta questa categoria di auto sportive o con tanti cavalli viene veramente tanto penalizzata da questi costi accessori folli, senza i quali tutto sommato come prezzo di acquisto sarebbe assolutamente un'auto accessibile.
Parliamo adesso dei tagliandi. Allora, i tagliandi funzionano così, io parlo di Jaguar. Jaguar chiede che la macchina faccia un tagliando all'anno, a prescindere da quanti chilometri tu ci faccia. Quindi ogni anno sostituzione di oli, filtri, più eventuali pastiglie, dischi, eccetera. Il prezzo di accesso basico a un tagliando è intorno ai 600-700 euro, a salire in base alle reali condizioni dell'auto. I tagliandi, almeno in Jaguar, adesso non sono più riportati nel classico libretto a cui noi tutti siamo abituati, ma è un banale file Excel che di volta in volta viene aggiornato e viene spedito al cliente. In questo caso, quando ho preso l'auto con circa 100.000 km, il tagliando era appena stato eseguito 3.000 km prima. Quindi l'auto è completamente in ordine e per adesso non necessita di nulla. Il motivo per cui questi tagliandi costano effettivamente tanto facendoli presso le case madri è anche da imputare al costo orario di manodopera. Infatti in marchi premium, quindi non soltanto Jaguar ma anche Mercedes, BMW e Audi, spesso si oscilla tra i 70 e i 90 euro l'ora di manodopera più IVA, mentre noi tutti sappiamo che un banale meccanico normale chiede tra i 35 e i 40 euro più IVA. Ovvio che almeno per i primi anni entro i quali si ha la garanzia della casa si è obbligati a portare l'auto in concessionaria, diversamente decade la garanzia. Se si decide di tenere quest'auto per un periodo medio-lungo, potrebbe valere la pena valutare di fare i tagliandi o da officine autorizzate o da un meccanico di fiducia. Effettivamente, facendo così, si andrebbero ad abbattere sensibilmente i costi di manutenzione anche del 50%. Parliamo un secondo delle gomme. Perché tutte le auto sportive con trazione posteriore hanno una gran facilità a consumare le gomme in generale, quindi in questo caso, essendo di generose dimensioni, hanno anche un costo di conseguenza. Noi qua montiamo dei cerchi da 19 con delle posteriori da 275-35 e delle anteriori 245-40. Non si fanno più di 20.000 km, per cui se tu fai 10.000 km l'anno, che è un utilizzo medio, ogni due anni bisogna cambiare tutte e quattro le gomme. Quanto costa cambiare le gomme? E qua si apre un mare di opportunità e di opzioni. Diciamo che se stiamo su marche premium come Pirelli o Michelin, quattro gomme per questa macchina costano circa 1.200-1.300 euro. Se invece si vuole optare per qualcosa di più economico ma comunque abbastanza affidabile, io ad esempio sull'altra mia Jaguar Escapa uso Nankank, con le quali mi sto trovando molto bene, costano un terzo, quindi con 450 euro le possiamo cambiare tutte. Questa è una forbice abbastanza importante da meditare bene su che marca andare a indirizzarsi. Parliamo della manutenzione della carrozzeria, perché su auto di questa fascia io suggerisco o di applicare un prodotto nanotecnologico ceramico che possa avere una durata di 5-6 anni e in questo caso siamo sopra i 1.000 euro, oppure di mettere un protettivo come quello che già ho fatto mettere dalla mia amica Elis, di cui trovate un video sul canale, della durata di circa un anno, che costa sui 500 euro circa. Fate voi le dovute conclusioni in base al tipo di utilizzo che fate dell'auto. Comunque su un'auto del genere sarebbe meglio applicare qualcosa per proteggerla e quindi preservare le condizioni migliori più tempo possibile. Batteria, siamo ovviamente su auto che hanno tanta elettronica e quindi si utilizzano batterie almeno da 90 ampere, se non anche 100, con costi intorno ai 150-170 euro. Mediamente sono questi i costi di una batteria che possa andare bene per quest'auto. Un altro costo che secondo me bisogna preventivare quando si comprano auto del genere è il costo di un affitto di un box o di un garage
perché effettivamente è un po' un peccato lasciarla per strada, così sarebbe soggetta a danni fatti da altri atti vandalici, chi più ne ha più ne metta, quindi effettivamente bisognerebbe anche ipotizzare un costo per proteggerla. Ultima cosa, consumo. Quanto consuma? Perché anche il consumo va a incidere nel costo di gestione. Allora, usandola in punta di piedi, facciamo intorno ai 10 km con un litro nel misto, in un misto fatto di un 70% di autostrada e un 30% di urbano. Se invece si tende ad andare un pochino più sportivo, facilmente si scende sotto gli 8 km con un litro. Quindi da calcolare bene anche questi costi, perché facilmente in un mese si può arrivare a 300, 400, 500 euro a mese di benzina. Bene ragazzi, spero di avervi dato il quadro generale di tutti i costi che ruotano intorno ha un'auto sportiva di questo segmento e di questo taglio. Secondo me i costi che vanno a pesare di più sono quelli di bollo e di superbollo, perché su altre cose si può comunque risparmiare lo stesso prendendo prodotti di qualità che non vanno a inficiare il valore dell'auto. Purtroppo ragazzi, il paese è questo. Costi folli, bollo e superbollo, lo conosciamo tutti. Speriamo che un giorno qualcuno faccia una di quelle petizioni potenti in modo che si possa almeno abbattere e togliere definitivamente il superbollo. Scrivetemi anche voi qua sotto che cosa ne pensate dei costi di gestione che vi ho esposto e di queste due voci fisse che vanno veramente, secondo me, anche a rovinare il mercato dell'usato di auto come queste, che potrebbero essere alla portata di molta più gente e purtroppo così invece non lo sono. Per oggi è tutto, un saluto da Dave, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!